Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui ritornati finalmente nello Sky Grid su Minecraft, precisamente su The Legendcraft. Ebbene sì ragazzi, siamo tornati dopo un bel po' di tempo che non facevo un video qui. Perché ragazzi? Perché la scuola a volte la odio davvero tanto. Semplicemente ragazzi, i professori si sono svegliati freschi freschi la mattina e mettevano interrogazioni e compiti per il giorno dopo. Compiti si intendono verifiche. Quindi ho dovuto studiare, ho avuto una settimana impegnativa e di conseguenza ne ho caricato un gets proprio. Però raga, si spera che questa settimana si riesca a fare qualcosa di meglio. Detto questo ragazzi, oggi non faccio un saluto a YouTube per un semplice motivo. Come vedete il server sta laggando, no? Perché voi direte che mi piacendo, Luke, ma che me ne fottista mia. Allora, sta laggando e infatti prima è crashato. Di conseguenza ho fatto salutare già prima YouTube. Sembro un idiota se lo faccio risalutare. Comunque voglio salutare tutti. Detto questo ragazzi, prima di continuare a costruire eccetera, voglio elencarvi due punti fondamentali. Il primo ragazzi è un cambiamento che porterò all'interno dei video. Questo perché? Perché ad ogni video ragazzi controllerò i commenti e il commento più utile, più bello, magari una barzelletta, un consiglio, lo metterò nel prossimo video. Voi direte, Luke, in che senso? Tutti quanti eccitati? Nel senso ragazzi che se trovo un complimento però ben fatto, una critica costruttiva oppure un consiglio, apparirà lo screen, quindi con il vostro nick, il vostro messaggio nel prossimo video. Quindi ragazzi, se dovete fare un commento non dite soltanto Luke sei grande, cercate di dire qualcosa di sensato, qualcosa di carina per spuntare in un video. Questa è un'opportunità che do a voi perché magari qualcuno di voi fa anche piacere apparire con lo screen nel video. Detto questo ragazzi, il secondo punto è molto semplice perché molti di voi che stanno arrivando nuovi sul canale dicono, Luke, io ti conosco da poco, però ti posso dire una cosa. Mi fai divertire, eccetera, però la texture pack non mi piace, Luke, cambiala, ti prego. Se no piuttosto mi taglio le vene, cosa bruttissima da non fare, raga. Però dite, la Spax fa abbastanza schifo. Perché si chiede qual è la Spax? È quella là che usavo nei precedenti video. Infatti in questa qua uso quella la base, semplicemente accompagnata da una shaders mod leggera, che sarebbe appunto la Choca Pick 13 Beta Light Fixed, ok? Che sarebbe una leggera shaders mod. Per chi si chiede, Luke, cos'è una shaders mod? Raga, la shaders mod praticamente è un qualcosa che migliora la qualità di Minecraft. Come, diciamo, i plugin su internet, oppure, che vi devo dire, degli effetti in un video, diciamo questo. Nel senso, migliora la qualità di Minecraft, la rende un po' più realistica. Infatti vedete le ombre, si notano poco perché questa qua è una versione light, però secondo me è comunque carina. Comunque ragazzi, arriviamo subito al punto. Fatemi sapere nei commenti quale texture pack volete. Se quella di prima, basta andare a vedere gli altri video per chi non se la ricorda e per chi ancora non mi conosce, o quella di adesso, quella alla base accompagnata dalla shaders. Perché ragazzi è una cosa che davvero tutti dicono, Luke non mi piace, Luke fa schifo. Ok, ci può stare che non vi piace, però vorrei sapere almeno il motivo, quale preferite. Sapete com'è, io mi baso sui vostri consigli. Allora raga, voi direte, Luke, ma che stai a combinare con tutta sta terra che stai piazzando in tutto il mondo praticamente? Raga, sto espandendo una zona, perché tutta questa zona cobblestone, penso che siete d'accordo con me, faceva abbastanza cacà. E siccome facevamo cacà, ho deciso di mettere tutta la terra con l'erba. Infatti è un po' di giorni che sto facendo questo lavoro, anche se sono stato molto impegnato per il via dalla scuola. Quel poco di tempo che mi prendevo di pausa lo usavo per espandermi qui. Infatti, come vedete, mi sto espandendo un bel po'. L'unica cosa che si deve espandere è appunto l'erba sulla terra, perché ci metto un pochettino, raga, ma è una cosa abbastanza ovvia. E poi inoltre, raga, mentre io sto qui, ma magari se... Oh, 11 blaze, dopo ce li facciamo tutto quanto, perché sono strunza. Qui sotto intanto c'è la farm, ragazzi purtroppo ultimamente sono da solo a giocare a questa modalità, sia perché gli altri magari sono impegnati per la scuola, oppure non giocano più qui, giocano solo più Lucky Prison. E ragazzi, se proprio devo dirvi la verità, perché io sono sempre sincero, anch'io mi sto ributtando sul Prison, infatti sto nerdando per salire di Warp. Però ragazzi, oggi devo recare lì, il problema è che sta crashando continuamente, mentre Skygrid è crashato una volta e si è ripreso. Purtroppo ragazzi c'è gente che dossa questo server. Più che gente penso founder di altri server, comunque perché The Legend, ripeto, sta andando davvero una bellezza e quindi c'è gente invidiosa che dossa perché si diverte. Allora, dobbiamo comprare altre terre perché raga, qui la terra è finita. Allora, facciamo così, compriamo uno stack di questo, che tanto ce la facciamo, e compriamo uno stack di quella là con l'erba, così magari si espande più velocemente. Tipo, no? Tipo, uno dice, che stai a fa? Mettiamolo qua, no? Perché mettiamo un po' così al centro, giusto per far prendere un po' di erbette in tutto intorno.
Comunque ragazzi, davvero credo che The Legend, ritornando sul fatto che sta andando una meraviglia, è proprio reale sta cosa, perché come vedete ci sono sempre 90 player su 90. Cioè raga, ma non è che sono pochi, io sto parlando di questa modalità. Poi vi ricordo che Skygrid è stato modificato in due parti, Skygrid A e Skygrid B. B è per coloro, per i nuovi che hanno iniziato a giocare, quindi li mandano su quel server in modo da liberare questo, mentre A è per chi già ha iniziato e quindi ha tutti i salvataggi in questo server. E sono sempre tutti e due pieni. Il Prison sono sempre 200 utenti online. Cioè raga, pensate quest'estate quanti ne potranno avere. Anche se quest'estate ragazzi un sacco di server tornano attivi, perché l'estate uno ha più tempo libero, poi nascono nuovi server, magari qualcuno che attira di più, qualcuno che attira di meno. Soprattutto ragazzi, non voglio fare nomi, ma c'è un progettone di un server davvero mega fantastico in atto, che non vedo l'ora che lo aprano. Praticamente è una città in cui viviamo tutti insieme e ognuno svolge dei propri lavori, ma raga non vedo l'ora che venga fatta, perché volevo farci assolutamente qualche video su quella modalità. Ovviamente il server ragazzi ancora non è neanche in beta, non è stato ancora pubblicato, però c'è una pagina Facebook, magari qualcuno già ha capito di chi sto parlando, e non vedo l'ora che lo aprano. Allora, noi continuiamo a piazzare intanto, perché ragazzi voi sapete quanto mi piace quando scavo, quando farmo, quando costruisco, mi piace parlare di cose che sono successe o che succederanno. Poi devo ringraziare un ragazzo che non mi ricordo il nick, ti voglio bene comunque dell'anima soprattutto. Mi ha regalato tipo 50k, 50.000 se non sbaglio, e davvero ti devo ringraziare perché questa terra l'ho comprata soprattutto grazie a te. Però non mi ricordo chi sia, perché ragazzi io vi ripeto, ho reccato prima, solo che è crashato e quindi non mi ricordo già chi è. Io ti voglio bene comunque. Ragazzi, un'altra cosa importante, molti di voi mi contattano anche su Instagram per... Distruttore 2, wow! Qualcuno mi contatta anche su Instagram e mi dice: ciao Luke, mi saluti nel prossimo video. Raga, io sapete, vi voglio bene, però mi dimentico, è più forte di me, soprattutto Instagram non ci vado quasi mai, e quando ci vado mi dimentico di pensare ai saluti. Ma non è per cattiveria, ma vi consiglio di beccarmi online come fanno queste altre persone che hanno la fortuna di beccarmi, perché davvero... Non dico che siete in tanti, quindi è una scusa, ma semplicemente sono poco attivo su Instagram. Stessa cosa su Facebook, ma anche i commenti di YouTube, raga. Purtroppo io non riesco a ricordarmi tutti coloro che devo salutare, perché comunque, diciamo, sono 5-6 persone a video. Io non mi dimentico. Poi, ragazzi, recco, appena c'ho lo spazio libero, magari tra una ripetizione e un'altra di storia, italiano, qualsiasi cosa, e in quel momento non ho tempo di andare a vedere, quindi, raga, se non vi saluto non ve la prendete, non fate gli offesi, io vi voglio bene comunque. Comunque ragazzi, parlando, siamo a fare un bel lavoretto qua, assolutamente. Io non vedo l'ora comunque ragazzi che, non dico venga l'estate, ma venga un momento un po' più di stallo nella scuola. In che senso? No che deve venire la stalla, mucche, cavalli e tutte cose. Nel senso che si sta un po' più tranquilli, basta interrogazioni. Diciamo fine trimestre, raga. Quando finirà questo trimestre che sembra infinito? Si riprenderà più a fare video, perché ovviamente è più tempo, a fine trimestre si iniziano argomenti nuovi, quindi si sta più tranquilli. Però raga, l'estate, mamma mia, io se avrei una connessione decente raga, farei le live tutti i giorni, ma anche adesso. Solo che non ce l'ho la connessione, perché io amo troppo interagire con voi in diretta, anche se voi mi dite Luca fai schifo cazzo proprio. A me piace comunque interagire con voi e mandarvi a quel paese. Cioè, io credo che l'interazione col pubblico, sia le live, sia la cosa più bella che potesse fare YouTube. Purtroppo la mia connessione non me lo permette. Raga, io direi di piazzare questa fila qua e poi concludiamo il video, perché sta arrivando la notte su Minecraft e c'ho da fare. Purtroppo, ragazzi, lo studio rompa davvero le scatole, non so come dirvelo. Ho detto questo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quale texture pack preferite. Fatemi sapere... Se avete qualche commento che vi piacerebbe che apparite nel prossimo video, che non so manco io cosa ho detto ragazzi, e perdonatemi, ma vi voglio bene comunque. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.